Stiamo rispettando scrupolosamente la tabella di marcia. Bene, molto bene. Signori, direi che possiamo andare. Grazie a tutti. Il Duce è molto soddisfatto di come stanno andando le cose. E lo sono anch'io. Il vostro figlio Giacomo sta rispondendo alle attese in modo egregio. Lo so, e ne sono molto contento. Ditemi, tra coloni e locali ci sono sempre quelle tensioni di cui mi parlavate la volta scorsa? Purtroppo la situazione sta peggiorando. I coloni, che dovrebbero ringraziare la provvidenza per l'opportunità che gli è stata data, diventano invece sempre più rissosi. Tra i locali aumentano i malumori. Voi dovete aiutarmi, De Santis. Stiamo entrando nella fase più delicata. Se prima si trattava di puro lavoro meccanico, ora si tratta di produrre risorse. Sarà nei prossimi 2 anni che il Duce, con i raccolti, dimostrerà al popolo italiano di aver sconfitto la crisi economica e aver piegato una delle zone più malsane del paese, rendendola una terra rigogliosa e fertile. Io apprezzo il vostro ottimismo, ma permettetemi un appunto. Nessuna terra sarà mai veramente fertile se a viverci saranno 2 popoli in lotta tra loro. Ma io so che voi appianerete i conflitti. Guai a deludere le attese che dall'alto hanno riposto su di voi.